Per gli ingredienti dei corn dogs coreani, guarda qui sotto in descrizione. Per questa ricetta vi consiglio di utilizzare un contenitore rettangolare ed alto e andate a mettere all'interno quasi tutta l'acqua. Nella restante acqua sciogliete il sale e nel recipiente grande mettete il lievito di birra, lo zucchero e sciogliete il tutto. A questo punto aggiungete tutta la farina ed iniziate a mischiare con la spatola. Non appena gli ingredienti saranno amalgamati, aggiungete la restante acqua ed impastate con un cucchiaio ed una spatola. Mi raccomando, è molto importante impastare energicamente per almeno 5 minuti, imitando il movimento che vi faccio vedere nel video. L'impasto alla fine dovrà risultare colloso ed appiccicoso, se non è così aggiungete un altro po' d'acqua. Stendete per bene l'impasto all'interno del contenitore, copritelo e fatelo crescere fino al raddoppio, ci vorranno più o meno 2 ore. Ora facciamo la panatura esterna, che si chiama panko. Il panko si trova anche nei supermercati, ma se non lo trovate è facilissimo farlo in casa. Prendete del pan carré, togliete la crosta e mettetelo all'interno di un mixer. Tritatelo molto grossolanamente e poi stendetelo su un foglio di carta forno all'interno di una teglia. Infornatelo più o meno a 100 gradi finché non risulterà croccante e giratelo spesso. Nel frattempo tagliate il resto alla metà e fate lo stesso anche con il formaggio. Questi sono dei corn dogs coreani che si differenziano da quelli americani perché non prevedono l'utilizzo della farina di mais all'interno dell'impasto. Inoltre la pastella viene fatta lievitare e viene coperta con del panko o con altri ingredienti che la rendono molto croccante rispetto al corn dog americano, che invece è morbido. In ogni caso, se vuoi provare la versione americana, trovi la ricetta sul nostro canale. Ora inserite uno stuzzicadenti all'interno del wurstel e del formaggio. Se volete potete fare anche dei corn dogs interamente di formaggio o di wurstel. Ora spolverate gli spiedini con della farina e togliete l'eccesso. Ora viene la parte divertente, prendete la pastella che ormai sarà lievitata e prendete uno spiedino. Appoggiate lo spiedino sull'impasto lievitato ed iniziate a girarlo su se stesso, così l'impasto si attaccherà lungo tutto lo spiedino. Fate in modo che tutte le parti dello spiedino siano coperte e quando avete finito tirate verso l'alto lo spiedino, così si staccherà l'impasto. Ora ruotate lo spiedino all'interno del panko, ma potete utilizzare anche diversi tipi di panatura, come del pan grattato, dei cornflakes, oppure vengono utilizzate anche delle patatine fritte in Corea. Ora friggete il corn dog in abbondante olio di semi a 170 gradi, girandolo spesso. Quando sarà dorato, toglietelo dall'olio, fatelo scolare e poi servitelo e conditelo con del sale. Una curiosità che potrà sembrarvi strana, ma vi consiglio di provare, è che in Corea cospargono i corn dog con lo zucchero. Ovviamente se il contrasto dolce-salato non vi piace, potete anche aggiungere semplicemente del sale e poi delle salse a vostro piacimento. Il corn dog coreano è pronto, continuo a guardare il video per la prova croccantezza e per vedere come fila il formaggio. Se la ricetta ti è piaciuta, sostienici iscrivendoti al canale e mettendo un like. Ti ricordo che puoi trovarci anche su Facebook ed Instagram. Grazie e alla prossima!